Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi prepariamo insieme la crema alla melaca al cioccolato bianco. Come avevamo precedentemente visto con la crema alla melaca al cioccolato fondente, si tratta di una crema giapponese molto versatile che si può utilizzare su qualsiasi tipologia di dolce a voi piaccia. Dal giapponese letteralmente significa vellutata e cremosa e vi assicuro che è buonissima anche mangiata al cucchiaio. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo 6 g di gelatina in ammollo in acqua molto fredda per 10 minuti. Poi tagliamo 400 g di cioccolato bianco di qualità a scaglie e lo mettiamo su una ciotola a sciogliere completamente a bagnomaria. Fatto ciò, mettiamo un attimo da parte perché mettiamo in un pentolino 200 ml di latte fresco intero e 10 g di sciroppo di glucosio. Trovate la nostra ricetta in descrizione. E lasciamo sfiorare l'ebollizione. Adesso possiamo aggiungere la gelatina adeguatamente strizzata e mescoliamo finché sarà sciolta. Versiamo il composto sul cioccolato e mescoliamo finché tutto sarà ben amalgamato. Ora con un Bimby Pimer frulliamo per 10-20 secondi, così eliminiamo eventuali grumi di cioccolato dalla crema. Aggiungiamo 300 ml di panna fresca fredda dal frigo e continuiamo a frullare per altri 20-30 secondi. Infine passiamo in un passino e la nostra crema è pronta! Aggiungiamo i semi di una bacca di vaniglia bourbon e mescoliamo per bene. Passiamo il composto ulteriormente in un passino, così siamo sicuri che non ci saranno residui. Trasferiamo in una ciotola più capiente, copriamo con pellicola trasparente e lasciamo in frigo per almeno 12 ore. Il giorno seguente prendiamo la crema dal frigo e guardate che bella consistenza vellutata! Davvero fantastica! Qui una piccola dimostrazione di con quale semplicità possiamo farcire le nostre torte. Ammirate questa meravigliosa crema! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo questa crema alla melaca. Guardate un po' che bella che è. E adesso la gustiamo. Cosa posso dirvi? È delicatissima, buona e vellutata. Inoltre è veramente fresca e si sentono bene i semi di vaniglia. Insomma è buonissima, assolutamente da provare. Ok amici, il nostro video si conclude qui e cosa posso dirvi? Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao amici e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche.